Molto tu Mosè, per la tua presenza ti vengono già. Si rifulga su noi lo splendore di Cristo per la luce del mondo, che ci sia dato di camminare sulla strada della vita come figli della luce, verso il tuo regno eterno del Cristo nostro Signore. La Chiesa.
Fuggente della giornata, fu consacrata dal Signore in verso
Carissimi fratelli e sorelle, dopo questo solenne inizio della veglia, disponiamo ora il nostro cuore ad ascoltare la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e come nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché il nostro Dio conduca a compimento l'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno e notte. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque il mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra frutta germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini, e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò.
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Parola di Dio. Per l'agnello o per l'olocausto, figlio mio.
proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul nido del mare. La tua discendenza si impadronirà nelle città dei nemici. Si diranno: benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato dell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue,
lo porranno sui stipiti e sull'architrave delle case, nei quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. Parola di Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio e Padre nostro, degno di lode e di gloria nei secoli. Amen. Benedetto il tuo nome, glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Il faraone penserà degli israeliti,
vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del Faraone ed egli li seguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del Faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del Faraone re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Parola di Dio. Porgete l'orecchio e venite a me.
ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le nostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fatta fecondare e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Thank you.
a santa che si avvicina con desiderio all'inizio della nuova vita, come la cerva assetata anela alle fonti delle acque, fa che nel sacramento della fede trovi la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
illumina i figli da te redenti, perché comprendano e riconoscano che se fu prodigio grande all'inizio della creazione del mondo, prodigio ancora più adorabile e grande nella pienezza dei tempi, nel compimento della nostra salvezza, nell'immolazione pasquale di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura apostolica, ci dice Giovanni Salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro parlò al popolo e disse: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa non tenesse il suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavamo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Al Salmo rispondiamo cantando. Chiamati da Gesù Cristo, a tutti quelli che sono a Roma,
amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. L'annuncio della vita, della vittoria di Cristo. Lo
svolgersi di questa veglia santa, tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza. Abbiamo cantato con quell'antico inno del preconio della Pasqua. Ecco, stiamo celebrando tutto questo. Stiamo celebrando l'attualità di questa presenza viva del risorto. Non stiamo vivendo un ricordo. Stiamo celebrando la nostra salvezza fondata in Cristo risorto. Christus Dominus Resurrex, all'altare che era stato spogliato ieri nel Venerdì Santo, oggi solennemente adornato perché indica la presenza di Cristo risorto, dello sposo per la Chiesa, è stato accolto l'annuncio ancora una volta che ha cambiato la storia, deve cambiare la nostra storia, la nostra. La veglia pasquale non è soltanto il momento culminante allora di tutta la settimana santa, ma è il vertice di tutta la storia della salvezza che abbiamo sentito nelle sue narrazioni con, ecco, la parola di Dio, con le letture abbondanti. Tutti gli interventi della salvezza conducono a questa che è chiamata la madre di tutte le notti. Non è un caso che proprio in questa notte, in questa sera, la Chiesa ci propone la parola di Dio, le letture che testimoniano i principali interventi di Dio, abbiamo sentito, a favore di tutta l'umanità, dalla creazione, la creazione ad Abramo, dall'uscita dall'Egitto al Dio che cerca di continuo l'uomo smarrito, l'uomo peccatore, dall'invito alla conversione con il ritorno al Signore, al riconoscimento dell'unico Dio, nella purificazione del cuore, alla proclamazione di Cristo di solito. Il rischio è quello di averne fatto un'abitudine, di aver fatto un'abitudine all'annuncio più sconvolgente. Cristo è il vivente, è risorto. Quel sepolcro, e tanti di noi hanno visitato, nell'ultimo anche pellegrinaggio, a Gerusalemme, dove si vede il Golgota, il sepolcro, dove si vedono tante costruzioni messe una dopo l'altra nella storia, e uno non vede forse il posto che ha colto la croce. Ecco, però c'è un indizio grande. Tutti siamo passati attraverso quel sepolcro che è vuoto. Il sepolcro è vuoto, il Signore è risorto. Ed è vivo, ed è presente in mezzo a noi e accompagna la sua Chiesa e ci dà forza. È Lui che dà il vigore nel cammino, come stiamo annunciando anche con le parole del Salmo responsoriale in tutta la nostra diocesi in questo anno. La Pasqua è la festa allora della fede. Rinnoviamo la fede viva. La fede viva non in qualche idea, in un Dio vago, ma lontano, così che noi che facciamo i nostri allora ancora comodi nel nostro egoismo. No, il Dio di Gesù Cristo, Lui è il vero volto del Dio vivente. Lui ha rivelato il Dio che è venuto incontro a noi e dà la sua vita che si spezza per noi. Quel corpo spezzato sarà ancora qui con noi tra poco. È il corpo spezzato dell'Eucaristia e Lui vivente proprio perché è solo. Può essere qui, può essere dall'altra parte del mondo, perché appunto è il vivente del risorto. La Pasqua è la festa della fede. Quella fede che noi abbiamo ricevuto poi con tanta luce nel passaggio attraverso, ecco, la prefigurazione anche di tutte le letture che abbiamo sentito, e poi l'ascensione del cielo, e tra poco tutta la liturgia battesimale attraverso il dono della grazia del battesimo. E ci ha resi figli. Questa sera con noi, dopo un cammino catecumenale, vero, e proprio in questi due anni, ecco, una nostra sorella tra poco riceverà il battesimo, rinascerà attraverso le acque del fonte battesimale. Abbiamo sentito tanti allora, ecco, rimandi proprio al battesimo in questa vita, e allora viviamo anche noi insieme a lei il giorno del battesimo, la grazia del battesimo, quella luce che abbiamo ricevuto per saper vivere ciò che siamo, allora figli di Dio e cristiani.
Per coloro che credono in Cristo risorto non c'è possibilità di adagiarsi in stato di riposo, come spesso facciamo, proprio perché la fede ci spinge ad una lotta contro il male, all'ingiustizia, all'aggressione, all'oppressione degli altri, anche del nostro io, nella certezza della vittoria del regno dei cieli. La Pasqua ridona a ciascuno di noi, deve essere così, tanta speranza, tanta gioia, per testimoniare, ecco, gli uni agli altri, il regno di Dio è all'opera. Facciamo nostro l'augurio, allora, è della Pasqua, l'augurio di una vita rinnovata, di una vita risorta con Cristo risorto. Nella comunità cristiana delle origini, ogni cristiano diceva all'altro: Cristo risorto, è veramente risorto. Come, ecco, si scambiano gli auguri i nostri fratelli ortodossi. Allora la veglia di questa notte inaugura così un grande periodo, un periodo di 50 giorni, che sfocia poi nella grande Pentecoste, quasi, come dire, una gestazione per assimilare l'evento del risorto. 50 giorni, soprattutto anche i prossimi giorni dell'ottava di Pasqua, ravvidiamo il dono del battesimo, passiamo al fonte battesimale, attingiamo a quell'acqua, facciamo il segno della croce sulla nostra vita, il nostro corpo, perché siamo segnati dal crocifisso risorto, e ravvidiamo allora veramente l'essere testimoni di tutto questo. L'augurio allora è che noi tutti ci lasciamo impastare ancora da quel nuovo lievito della Pasqua di Cristo, e quanti ci incontreranno possano avvertire in noi un raggio della Pasqua del Signore. Allora questa veglia non sarà stata, e viviamo questa gioia insieme a Maria. La Chiesa la saluta così col giorno di Pasqua: Regina dei cieli, rallegra, Regina cieli, letare, alleluia, Cristo che hai montato nel grembo è risorto. Con la tradizione della Chiesa, anche se i Vangeli non lo riportano, dicono proprio che il primo annuncio di Gesù risorto è stato dato appunto a Maria, alla Madonna, era lì sotto la croce che ha patito in grande sofferenza insieme a Gesù, ed è stata sicuramente allora la prima a rivederlo vivo e risorto. La Chiesa gioisce così. Noi siamo la Chiesa, portatori di questo annuncio nel mondo che ha smarrito questa gioia e questa speranza della vittoria sulle tenebre. La luce di Cristo vince ogni tenebra e ogni piccola e grande nostra mancanza, se noi ci rimettiamo nelle sue mani e lo accogliamo nella pienezza, come ora tra poco ci testimonia Santa attraversando l'acqua del fonte battesimale. Questo sacramento del tuo grande amore,
manda con spirito generale da tutti i battesimati la nuova comunione di noi, fai l'efficacia della tua potenza e adiori alla potenza del nostro ministero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi la forza di Dio della salvezza e salva santa Maria. Thank you.
Ora questa veste bianca sia il segno della tua nuova dignità, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Santa che ha ricevuto il dono della vita nuova, diffondi nel mondo la luce della vita divina. Con le parole, con le opere, così che il Signore, al suo ritorno per le nozze, ti accolga con tutti i santi nell'aula del convito celeste per una vita senza fine, per la beatitudine nei secoli dei secoli. Fratelli Cristi, preghiamo. Dio, per questa tua figlia, la che del suo amore è stata rigenerata alla vita eterna mediante il battesimo, la chiamata a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che la confermi con la ricchezza dei tuoi doni, con l'unzione crismale, la renda pienamente conforme a Cristo suo. Onnipotente Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti hai rigenerato questa tua figlia dall'acqua dello Spirito Santo, liberandola dal peccato, infonde in lei tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempila nello Spirito del tuo Santo timore per Cristo nostro Signore. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Thank you.
che hai loro donato e fa che, rinnovati nel cuore della vita, possano servirti con animo puro per Cristo nostro Signore. E la gioia della Pasqua scambiatemi il segno della pace. Dio Padre, questi doni che mi la Chiesa ti offre, che l'hai rallegrata con la celebrazione della vittoria pasquale, guida la fiduciosa alla felicità eterna, per Cristo nostro Agnello di Dio, egli ha tolto i peccati del mondo.
morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha rinnovato la vita. Per questo mistero con il cuore traboccante di gioia esultano gli uomini di tutta la terra e uniti agli angeli e santi cantano l'inno della lode che regge. Grazie.
del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, a Sant'Ambrogio e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra, radunata nello Spirito Santo dall'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
preghiamo. A noi che abbiamo partecipato al banchetto pasquale, ci siamo nutriti del pane di vita e del calice di salvezza. Concedi, oh Dio, di esservi sostenuti e difesi fino al regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Auguro ancora a tutti, noi anche tutti i sacerdoti della nostra comunità, una santa Pasqua. L'augurio quello di portare la luce di Cristo risorto nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nella nostra città, nei posti dove lavoriamo, nella vita quotidiana, per fare un po' risorgere una vita nuova, un po' questo mondo un po' affaticato, senza speranza, senza appunto la luce che è stata messa un po' da parte, forse un po' troppo, la luce di Cristo. Portiamo allora questa luce non solo dentro di noi, nel nostro cuore, ma nella testimonianza della vita. E allora in questi giorni auguriamo veramente a tutti, ecco, questa gioia della Pasqua, con un piccolo gesto, un gesto che potremo escogitare, inventare, una telefonata, magari non si fa più adesso la telefonata, ma si manda un messaggio, ecco, un qualcosa che magari è tanto che non sentiamo, un anziano solo, cui sappiamo che lì solo nel nostro palazzo non l'abbiamo mai visitato, non l'abbiamo mai incrociato. Sono tanti anche nella nostra città di Vida, gli anziani, gli ammalati da soli. Ecco, portiamo un po' di questa gioia della vita risorta, perché Cristo è risorto e quindi possiamo veramente anche noi gioire e portare speranza nel mondo da autentici cristiani. Questo sia l'augurio della Pasqua. Vi trovate anche sull'immaginetta di quest'anno, Gesù che accompagna ciascuno di noi, discepoli di Emmaus, in quella luce, un po' nel buio, nel percorso, ecco, della quotidianità. Questa quotidianità è visitata dal Signore, visitata da Dio, non dimentichiamolo mai e annunciamolo anche a chi è lontano dalla fede. Auguri e buona Pasqua a tutti. Oh,